fare la Sant'Onorè ci serviranno: per il pan di spagna 3 uova, 110 g di zucchero, 110 g di farina e mezza bustina di lievito per dolci, un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, acqua e rum per la bagna. Per la crema, 2 uova e 4 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai colmi di farina, mezzo litro di latte, buccia di limone, cacao, mezzo litro di panna già zuccherata, una decina di bignè e io per far prima l'ho presi già pronti al supermercato. Iniziamo con la crema, quindi in un pentolino verso il latte, poi aggiungo un po' di scorza di limone e lo faccio scaldare sul fuoco. Poi in un'altra pentola rompo le uova, aggiungo 4 cucchiai di zucchero e 4 cucchiai di farina. E adesso una bella mescolata con la frusta per amalgamare bene. Il latte è caldo, adesso tolgo la fettina di limone e lo aggiungo alle uova. Riportiamo la crema sul fuoco e facciamo addensare sempre mescolando. La crema è pronta, è bella densa e liscia. Adesso la separiamo in due ciotole. In una ciotola aggiungiamo un paio di cucchiai di cacao amaro, copriamo le due ciotole con la pellicola e lasciamo raffreddare completamente le creme. E adesso iniziamo col pan di spagna. Quindi in una ciotola rompo le uova, aggiungo lo zucchero e frullo per bene. Aggiungiamo la farina. E in ultimo aggiungiamo il lievito. L'impasto è pronto, lo metto in una teglia imburrata e infarinata di 24 cm di diametro. E adesso facciamo cuocere a 170 gradi col forno ventilato per 30-35 minuti, col forno statico a 180 gradi per lo stesso tempo. Bellissimo, è venuto perfetto. E mentre il pan di spagna raffredda, prendiamo un rotolo di pasta sfoglia. Per non farlo gonfiare in cottura facciamo tanti buchini. Io c'ho un attrezzetto apposta. Però se non ce l'avete, ne fa niente, usate una forchetta. Guardate come va bene, eh? E adesso una bella spolverata di zucchero semolato sopra. Mettiamo la sfoglia su una placca forno e facciamo cuocere per 15 minuti a 170 gradi col forno ventilato, col forno statico a 180 per lo stesso tempo. E adesso che il pan di spagna si è raffreddato, lo tagliamo in due fette. Poggio la mano sopra la superficie del pan di spagna e taglio cercando di tenere la mano più ferma possibile. La sfoglia dovrebbe essere pronta. Diamo una controllatina. È perfetta. E adesso poggiamo l'anello sopra la sfoglia. Con una mano tengo fermo l'anello e con un coltello appuntito taglio. Ok, anche la parte di sfoglia è pronta. Perfetta. E tutta la sfoglia che è avanzata intorno non va sprecata, la sbrigioliamo perché poi servirà proprio da decorazione. E adesso montiamo la panna. Oh ragazzi, non vi scoraggiate, lo so che sono tanti passaggi, però ci avevo pazienza per fare la Sant'Onorè. Riprendiamo le creme che abbiamo lasciato raffreddare per bene. Un pochettino ne metto sulla crema bianca, un altro po' ne metto sulla crema al cioccolato. L'altra metà la rimetto in frigo perché mi servirà poi per la decorazione. Frullo prima la bianca. Poi quella al cioccolato. Ok, le creme sono pronte. Mo che ci manca? Ah, la bagna. Vabbè, quella è semplicissima. Rum allungato con dell'acqua. E adesso assembliamo sta benedetta Sant'Onorè. Quindi prendiamo il pan di spagna.
Teniamo la base sotto e la inzuppiamo per bene di bagna. Il Sant'Onorè è un dolce col quale ho un rapporto un po' strano, perché quando ero piccola era il dolce di tutti i miei compleanni e l'hanno fatto pure per la mia prima comunione. Però, se devo essere sincera, non era nemmeno tra i miei dolci preferiti, perché non so per quale motivo lo servivano sempre a temperatura ambiente e era pochissimo inzuppato, quindi rimaneva pure secco. L'unica cosa che mi piaceva di questo dolce erano i bignè. Adesso mettiamo la crema sopra, partendo da quella chiara. Anche qua più o meno la metà, perché una metà ci servirà poi per la decorazione. Appoggiamo la sfoglia sopra e sopra la sfoglia mettiamo la crema al cioccolato, anche qua più o meno la metà. Poi metto sopra l'ultimo strato di pan di spagna. E adesso vi ricordate la panna che avevamo messo in frigorifero? La spalmiamo tutta quanta sopra e intorno alla torta. Ne lasciate un pochettino per fare i giuffetti, quelli che fanno scena sopra la Sant'Onorè. Riprendiamo la sfoglietta che avevamo sbriciolato prima e l'attacchiamo tutta quanta intorno alla torta. Siamo in dirittura d'arrivo, eh? Mettiamo i bignè sopra. La panna che era avanzata l'ho messa in una sac à poche con la punta a stella. Tra i vari bignè faccio dei ciuffetti di panna. Anche le creme le ho messe in una sac à poche, però in questo caso utilizziamo una punta tonda. Prendiamo quella gialla, lo stesso, ciuffetti. Ce l'abbiamo fatta. Oh, mi ha fatto penasta Sant'Onorè, però l'ho fatta come dicevo io. Bella sugosa, fresca e anche croccante perché ci sta la sfoglia dentro. Adesso l'assaggio. Oh, questa è la Sant'Onorè che mi piace. No, quella che mi ricordo da bambina. L'ho fatto in casa per voi. Per realizzare la Sant'Onorè iniziamo con la crema. Scaldiamo il latte con una scorza di limone. Amalgamiamo le uova con 4 cucchiai di zucchero e 4 di farina. Versiamo il latte a filo sulle uova. Riportiamo la crema sul fuoco e continuiamo a mescolare. Quando è densa, la separiamo in due ciotole e in una aggiungiamo il cacao amaro. Lasciamo raffreddare le creme coperte da pellicola. Per il pan di spagna rompiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero, la farina e il lievito, continuando a frullare. Quando l'impasto è montato, lo mettiamo in una teglia da 24 cm. Inforniamo per 30-35 minuti a 170 gradi in forno ventilato e a 180 gradi col forno statico per lo stesso tempo. Prepariamo la sfoglia, la bucherelliamo e aggiungiamo un po' di zucchero. Cuociamola su una placca per 15 minuti a 170 gradi col forno ventilato, a 180 gradi col forno statico per lo stesso tempo. Quando il pan di spagna si è raffreddato, dividiamolo in due fette. Riprendiamo la sfoglia, appoggiamo sopra l'anello dello stampo a cerniera e tagliamo un cerchio. Sbriciolliamo la sfoglia avanzata, montiamo la panna e ne versiamo un quarto sulla crema bianca, un quarto sulla crema al cacao e conserviamo in frigo la metà che avanza. Prepariamo la bagna e versiamola sul pan di spagna. Farciamo con metà della crema chiara e appoggiamo sopra la sfoglia. Usiamo metà della crema al cioccolato per un secondo strato. Concludiamo con l'ultimo strato di pan di spagna e bagniamo di nuovo. Con la panna copriamo tutta la superficie della torta e attacchiamo lungo i bordi la sfoglia sbriciolata. Posizioniamo i bignè sulla circonferenza, intervallando con dei ciuffi di panna montata. Decoriamo l'interno con ciuffetti di crema al cacao e bianca.